tutti in sella per riscoprire la frontiera del turismo lento e naturale, per promuovere il territorio con la bici anche da Trasacco, da Pescara, non solo dalla Valle Peligna. Grande successo per la prima edizione della Valle Peligna Bike Tour, la cicloturistica amatoriale non competitiva, organizzata dalla società di ciclismo della famiglia Santa Croce Bike Team. Non una competizione, come detto, ma un modo per promuovere il territorio con la bici, percorrendo i sentieri delle colline della Valle Peligna, tra storia, arte e cultura. Quindi siamo veramente molto emozionate perché stiamo lanciando questo messaggio che è il cicloturismo, quindi questo turismo sostenibile su due ruote che ci permette appunto di conoscere e valorizzare il territorio. Quindi noi della squadra degli hotel Santa Croce siamo veramente contenti dell'ottimo risultato che abbiamo ottenuto oggi perché abbiamo permesso di far avvicinare tantissime persone al mondo appunto delle due ruote. Sono venuti oggi per l'occasione tanti ospiti anche da fuori, tanti partecipanti che hanno letto di questo evento. Abbiamo persone che sono venute da Trasacco, da Pescara, comunque anche da oltre i confini della Valle Peligna. È stata una giornata bellissima perché con noi si sono unite persone di qualsiasi età, di qualsiasi entità, anche di qualsiasi allenamento, con qualsiasi allenamento. Mi sono divertita. Non mi aspettavo di trovare un'organizzazione così perfetta. Una bellissima giornata quella di oggi, il cicloturismo è sicuramente uno di quei settori, di quei temi su cui bisognerebbe puntare tantissimo sul territorio. Noi in particolare di Enecta organizziamo in Valle Subequana un evento che si chiama l'Enecta Bike Tour, che ha l'obiettivo di valorizzare il territorio. E stiamo collaborando anche con Maria Dora attraverso la sua attività e il suo progetto. È importante fare rete, è importante fare community affinché il territorio possa avere una ribalta sempre più importante.